testo della legge che prevede il reato di abuso d'ufficio al VAR richiede ancora libero. Articolo 323 del codice penale, il pubblico ufficiale che intenzionalmente procura a sé o altri un giusto vantaggio patrimoniale, ovvero reca un altro danno ingiusto, appunto con la reclusione da 1 a 4 anni, voto se chiedete. Non vogliamo, dice il portavoce, il presidente dell'ANCI, depenalizzare il reato, chiediamo solo che abbia contorni più delineati. Il precedente governo, col primo decreto semplificazione, ha delimitato in modo un po' più chiaro i confini. Era il minimo. Aspettiamo di vedere gli effetti, ma c'è ancora molto da fare. Anche con l'altra legge si occorre intervenire sulle norme del testo unico degli enti locali, sulle norme della protezione civile e sulle norme che regolano le ordinanze dei sindaci. Finché restano come sono, è troppo facile finire indagati per responsabilità che oggettivamente non possono ricadere sui sindaci. Di quali responsabilità parlo? Oggi un sindaco rischia di trovarsi indagato per inquinamento ambientale o per questioni legate all'ordine pubblico e bilanci comunali. Sono stati sindaci indagati per un'automobile finita in un sottopasso allagato. Alcune norme le abbiamo fatte cambiare, ma ce ne sono ancora molte così. In più punto un sindaco è stato indagato perché una persona è caduta mentre stava montando le luci dell'albero di...